Hey, ben ritrovati l'AndreLink91, benvenuti in questo nuovo episodio di Kirby Star Allies. Concluderemo oggi l'avventura della pallina rosa più conosciuta al mondo? Scopriamolo. Come sempre, ho spento la partita perché sono io. E quindi devo trovare nuovi amici, quindi per prima cosa, scettro lunare! Ora sta stellare, ma... Meta Knight, perfetto. Chi capitava, capitava, non importava, chiunque, sì, chiunque fosse. Comunque sia, Meta Knight, sei pronto all'avventura? Sì? Andiamo a farci dei nuovi amichetti nel livello finale. O meglio, nello stadio dove si... Stadio, sia chiaro, dove si terrà appunto la battaglia finale. Tutto completato, ho aperto tutti quanti gli interruttori. Ed ecco Jambandra. La base di Jambandra. Più là ci sarà anche un altro livello che apriremo dopo questo, ovviamente. Sarà il vero livello finale. Ah, scendiamo, ok. Mettiamo un po' di musica d'ascensore. Ah, così? Facile facile? Ok. Pronti allora. Passaggio si apre. Ah, sì, qui c'è qualcosa, mi sa. Ecco qua, perfetto. Bene, molto semplice, facile facile, easy peasy, lemon, squeezy, ovvio. Io non sono un tipo a cui piace aspettare, quindi... Perfetto, siamo lui ora. Bambi Bros! Su, sì, però Bambi Bros... Oh. Beh, preferisco lui. Allora, ancora ci sta inseguendo quella. Mamma mia, basta. Via, via, via. Chi è? Ancora? Ma perché si è allontanata allora la pedana? Oddio, sembrava che Metroid fosse scomparso per un attimo. Dico, ma che è? Sì, però Kirby beccaceli. Ma quanti servitori hanno da poterli sfruttare così a loro piacimento? Va bene. Senza ritegno. Cattivi fino all'ultimo. Cattivi, Highness, è lui il capo squadra. Sì, Meta Knight, però tu ce l'hai di là, no? Vedi che io sto di qua. Mannaggia te. Cioè dicono, vedi che io sto qui, fermati. Bravissimo, tutte quante con un colpo solo. Ovviamente lo dog casca perché il gioco è paraculo. Sei tondo tu. Stai fermo lì a farti colpire. Sì, ma quanta vita mi hai tolto con un... Oh! Aspetta. Ah no, qui dobbiamo andare con questo, è vero. Non so perché, dico, c'è la pedana. Forse io pensavo di andare in là. Invece andiamo verso destra, non a sinistra. Vabbè, vabbè. Ehi, che sarà mai un piccolo errore suo? Beh, ottimo, vedi? Tanto facile. Io perché ci penso troppo alle cose. Ah, ma allora qui facciamo questa cosa così. Tieniti. Aiuto, pensavo di non farcela. Ho saltato tipo 10 metri prima, ho saltato. Certo. Certo. Quindi ora se non tengo premuto... Ma perché fa così? Prima non me lo faceva. Vabbè, non è che sia un grosso problema, per carità. Va bene, andiamo sopra, dai. Tutti quanti sbrilluccicosi. Non capisco perché qualcuno dovrebbe fermarsi prima con il circolo amici. Ti fa andare fino alla fine, ti fa andare... Ah no, fiammello ci serve. Beh. Ok.
Oh, ci voleva tanto, era tanto difficile, no? Allora, oh, vieni qua tu. A posto di purtroppo... no, potrei diventarlo io. Perfetto, vieni qui. Vai. Bene. Allora, ce la stiamo facendo dopo mezz'ora? Oh, a questo punto, fiammello, manchi solo tu. Bommete! Boh, prima l'ho fatto. Circo. Ma eccolo qua, vedi? Vedi cosa succede a essere così... non lo so, un aggettivo. Trovate un aggettivo voi. Proseguiamo allora. Dai, su. Quanto ci manca ancora? Pensavo fosse più corto come livello. Voglio dire, insomma, è solo una fortezza, eh. Tanto qui non c'è nulla perché il pezzo arcobaleno l'abbiamo preso e gli interruttori sono stati tutti quanti attivati. Quindi non so cos'altro potrebbe volerci essere. Tanti nemici? Può essere? Vai, rompiamo tutto qui. Salto, giro, doppia, un'altra doppia, un, dos, tres, questa era tripla raga, non è da tutti i giorni. Ah, oh, come sbrilluccicate tutti quanti. Tomato, era solo fiammello che stava un po' giù. Oh. Questo era giusto il livello di intermezzo. Mettiamola così. Bene. E nel prossimo livello chi incontreremo? Lord Highness in persona? Si definisce persona Lord Highness? Poi Lord. Chi sei per chiamarti Lord? Hi. Sì, sì. Il divino Terminus. Ma non era Highness? L'hanno sempre chiamato Highness. Ma divino si può dare anche ad un posto, però... penso che sia più adatto a una persona. Io qua già inizio a fare fuori tutti. Si muovono velocemente, eh? Non lasciano scampo se ti prendono. Meta Knight, proprio tu. Ma che combini?
Meta Knight, è su. Voglio dire, qui ce n'è solo uno, ma a morirci qui sarebbe proprio da ebeti. Ma questi cosi che scendono qui c'hanno proprio voglia di morire. Guardalo, vedi come parte poi. Sono carne da macello e non se ne rendono conto. E questa è la cosa triste, che non se ne rendono conto. Buono, questa è andata molto veloce. Oddio, il ninja potrebbe essere un buon alleato, per quanto riguarda io. Quindi, ma gli ho saltato in testa, poverino. Beh, una maschera alla testa è solo una maschera, non è chiusa, voglio dire. Qui come funziona? Ah, ok, facilissimo, tipo. Facilerrimo. Ah, capisco. Cosa? Oh, che fortuna! Che fortuna! All'ultimo me ne sono accorto! All'ultimo! Meno male! Ci potevo rimanere schiacciato poi! Meno male! Wow! Ok, apriti, apriti sesamo. Sbagliato. Ah, preso. Non avendo una base d'appoggio è stato più, insomma, leggermente. Ok, questi qui formano dei gradini per noi, quindi senza che mi sto troppo a spremere su come arrivarci. Eccolo qui. Qui invece la base d'appoggio c'era, per quale ragione? Oh, bello! Allora, possiamo scegliere fra tutti! Allora, ah no, fra tutti no, però, più o meno. Allora, io divento lui. Rocky, no, com'era? Rocky, te ne vai e mettiamo lui. E poi potremmo anche mettere Vividria, perché Vividria si sa che è molto forte, perché può creare dei quadri con cui poi combattere, no? Degli alleati con cui combattere. Gli amici sulle tracce dei cuori oscuri arrivano finalmente a un altare misterioso. Ferma lì, palla rosa! Non avrei mai pensato che saresti sopravvissuto alla tua visita su Jean Bastion. E addirittura sconfitto le mie adorate Franci e Bergi. Tuttavia, la tua buona sorte è giunta a capolinea. Così vuole Lord Highness. Non tollererà altre interferenze! L'ultima sembrava più un telecronista. O tipo un DJ, una cosa del genere. Mio Dio, ma era tipo la Venere, gli era lanciata contro. Brava, Vividria. Ma come mi ha colpito che ho perso l'abilità? Oh. Da qui non ne usciamo, oh mio Dio. La prima parte è andata? Intanto continua a colpirla perché non si sa mai, no? Ah, ok, adesso è diventata la dea del tuono. Brava, Zanforti, sono Yutos. Cos'è quello? Ma sei impazzita, Zanforti, sono? Ci riprova? Dove va? Dove va? Ok, va lì.
Io sto qui, ti colpisco da qui. No, 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 perdo tutto, perdo, fermati. Vividria sta facendo danni e tutto spiano, raga. Vividria è una macchina assassina. È andata. Vai così. Perché non ti unisci a noi, Zan Partizan? La franchise in gamba. Aiuto, Lord Highness. Ah? Cos'è questo suborio? Tu mi stai ostacolando. E così. Sembra proprio che non abbiamo abbastanza energia per rinvigorire il nostro signore dell'oscurità. Significa che noi ricadremo nell'oblio. Per sempre? No, 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 ho detto no. Sì, ma stai calmino. Ecco. Buon compleanno? Cosa? C'era scritto buon compleanno? Benvenuto, nostro glorioso signore, benvenuto fra noi. Capito che cosa sta succedendo? Questa è una cerimonia di rinascita. Chiunque osi interromperla deve sparire per sempre. Alfiere del male, Highness. Sta andando giù troppo facilmente. Che ci fosse anche una seconda parte, io non ricordo, eh. Sarebbe stupido per me ricordare che se c'era anche una seconda parte con questo coso. Lui ovviamente ha i poteri di Flamberga e di tutte quante le altre, no? Come è normale che sia. Più il potere oscuro di Lord Highness. Cioè il suo, in teoria. O del suo signore, comunque si chiami. O qualunque sia il suo nome. Già, già, già. Giamba, che cosa? Oh mio Dio. Ma non ho più la salute? L'ho persa tutta? Dove sono io che non mi trovo? Sì, infatti sto perdendo tutta quanta la salute. Ma che per... Mi è andato da tutt'altra parte Kirby, non capisco perché. Saprei anche difendermi, c'è il tasto per difendersi, Andre Link, eh? Potrebbero anche riportarmi in vita i miei alleati, eh? Lo faccio solo presente. Questa qui ci persi un po' di volte e tocca rifarla tutta quanta da capo. Vai Kirby, guardalo! Cavolo, l'avevo bloccato quella combo lì. Accidenti a me. Oddio. Salta anche, salta. Sì, vabbè! Dai. Finito. Ma dai! Sì, vabbè. Meno male che mo sta un po' bloccato, se no. Ma vabbè, ragazzi, io non ho più salute. Cioè, Vividria fa... Sì, vabbè.
mi difendo. No, cosa? Come? Ragazzi, ci siamo quasi a dire il vero, eh. Non è che manca molto. Non so quanto ancora andrà avanti sta storia. Tutti vividria, dai. Tutti vividria, pure sono di vividria. Ci proviamo. Attaccatelo ora, caspiterina, raga. Brave! Visto, tutte vividria ha funzionato. Tutte vividria bisognava essere, vedi? Tu, come hai potuto sconfiggermi? L'unico e solo Lord Highness. Un sacrificio per il nostro signore dell'oscurità. Forse con un sacrificio potremmo. Forse. C'è ancora una possibilità. Voi che detenete il sommo potere della magia, vi invoco! Che così accada. Accetta il mio aiuto. Mi sacrifico per te, signore oscuro della distruzione. Sacrifico me stesso perché il nostro signore possa tornare fra noi. Sorgi, distruzione totale. Sorgi, void termina. Questa, ragazzi, è molto particolare come lotta, eh. Non me la ricordo di preciso, ma ora sì, perché appunto si sono aperti quegli occhi. Basta stargli lontano e tutto dovrebbe andare per il verso giusto. Oh, aiuto! Non so se è meglio fare attacchi caricati o attacchi singoli. Sicuramente c'è la strategia, ma ecco. Io penso che fare attacchi lunghi sia la cosa migliore. Oddio, 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 c'ha le spade? Sì, però stiamo un po' troppo vicini, mi sa, zio, al bordo. Ecco, che dici? Ecco.
Se ti leva, ecco, vedi? Bene. E ora l'ultimo. C'è là davanti. Immagino. Sì, in testa. Dai, e cavolo. E questa era la prima parte? Sì, ora si entra là dentro. Nel void. Che bisognava fare? Ah, c'era il cuore, tipo. Io come faccio? Così. No, l'ho assorbito perché l'ho assorbito. Ah, ma ci sono anche le signorine? Ah, cavoli, ho mancato. Niente, pensateci voi, signore. Io qui purtroppo non riesco a combinare nulla. Ecco, fortuna ogni tanto qualche stella casca e posso colpire anch'io. Bene. Ah, andato. E una. Ci sono tipo tre volte bisogna farlo? Una cosa del genere. Aria, eccoci. La stella star è pronta. La stella star, che italiano. Intendevo la super... Oh, cavolo, è bello questo, sì! Ora c'ha le ali. E dobbiamo colpire i cuori? Vanno comunque a segno i colpi, quindi alla fine non saprei. Se ci abbiamo il lock vanno sempre a segno. Non posso sparare? Oh cavoli, sì, a ricordarsi. Finito? Sì, quanto pare. Dai, su. E mo sulla schiena, che è una seccatura prenderlo sulla schiena. Come faccio a beccarlo sulla schiena se non si gira il signorino? Ah, bene. In questo caso credo che sia meglio tipo... così. Ah, però non lo teneva più fermo se era... nel tempo fermo, ok, ho capito. Quindi ho fatto il colpo più forte, però nel tempo fermo, ecco, se faccio colpi così, me lo prende meglio, faccio più danni. Posso fare. Cioè, era quello l'attacco? Ma funziona?
Aia, funziona, 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 ho capito, funziona, sì, sì. Dai, oh, dai. E dai allora, e dai. Ah, eccoci. Seconda parte. Wow. Oh. Ciao. Ma è Kirby. Ah no, è Ditto. È che, scusi, è che gli i suoi occhi cambiano, signore. Io non volevo offenderla. Però sembrava Kirby. Ah, colpisce comunque lei. Ok, ho capito. Me ne farò una ragione. Non si preoccupi, me ne farò una ragione. Ma che fate? Colpite a me? Siete pazze voi. Quando tornano alla normalità le Vividria? Ah, devo rifarmi le amiche, devo rifarmele, ok. To, allora, tieni per te e anche per te. Bene. Signorine! Mi dispiace, era colpa mia che non capivo i vostri bisogni di tornare amiche. Mi dispiace davvero. non lo so. Ho raccapezzato quattro parole messe insieme. Perché l'ho fatto? Ho saltato quando non serviva? Andre Link, combini. Via! Che dolore! Ma è impazzuto? È impazzuto! È impazzuto forte! Cos'è? L'occhio? Oioi! Oioi, ho paura! Oioi! Aiuto! Vividria! Beh, allora, scusami, eh. Ah, ok, non veniva troppo vicino. Che fa? Che fa? Spara il raggio, spara. Ah, fa il giro tondo? Bene. Quanto dura questo giro tondo? Finito? Senti, so che ti sto colpendo e che ce l'hai con me probabilmente, però io non posso farci nulla. Vai, 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 tu, e anche tu. No, ti aiuto, zitta. Bene, ti aiuto ora. E questi cosa fa? Si possono assorbire? Sì. Bommete! Andato! Ah, c'è questa parte qui ora, che devo premere i tasti. Sì, ogni volta cambia il tasto, se non sbaglio, vero? Dragon Ball mi ha insegnato a girare bene il control stick, i polsi distrutti con le Kamehameha. Muzun! Ma che ti pensi che non ho mai giocato a Tekken? Tekken, ho detto un titolo un po' generico per quanto riguarda premere tutti i tasti insieme, però ci siamo capiti.
per questo video è tutto. Nei prossimi farò almeno un altro episodio per ognuno di questi, vediamo insomma cosa è, se poi sono corti faccio tutto quanto in uno, non lo so. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!